Amici di Android Blog, dentro questa elegante confezione c'è Alcatel One Touch Hero. Andiamo a vedere che cosa contiene. Apriamola quindi la confezione, sollevando verso l'alto, troviamo il terminale da dimensioni davvero importanti. Proviamo a estrarlo e lo mettiamo un attimo da parte per vedere cos'altro contiene la confezione. Confezione divisa in due sezioni. Dentro questa sezione troviamo la graffetta per estrarre le due micro SIM, poi andremo a vedere dove sono posizionate. Troviamo il caricabatterie da parete con plug USB. Andiamo a vedere se riusciamo a leggere gli ampere che stanno sotto a questa protezione di plastica. Allora, sono il caricatore è da ben 2 ampere. E poi continuiamo con l'unboxing, vi faccio vedere come contiene anche il cavo dati USB micro USB e le cuffie auricolari in-ear che sembrano di buona fattura anche se sono completamente di plastica. Poi continuiamo con l'unboxing perché abbiamo altre sorprese. Troviamo in questa piccola sottoscatola la manualistica rapida canonica e la cover magnetica con substrato a LED per le notifiche che verranno mostrate sulla parte frontale della cover senza doverla aprire. Riprendiamo quindi in mano il terminale, andiamo a fare una disamina dei lati. Qui lo slot della SIM 2 sul lato sinistro, sul lato destro lo slot della SIM 1 e non vi sono espansioni micro SD per espandere i 16 GB di memoria. Qui sempre sul lato destro lato di accensione e spegnimento blocco sblocco e bilanciere del volume. Sul lato inferiore troviamo il jack per micro USB, il microfono principale e il posto per il pennino capacitivo. E sul lato superiore invece troviamo il jack da 3,5 per le cuffie. Ruotiamo il dispositivo, dietro la camera da 13 megapixel con il flash LED, l'autofocus e il secondo microfono per la soppressione dei frusci, la elegante scritta Alcatel, e sulla parte inferiore la ampia griglia per i suoni di sistema con due piccole protuberanze che servono per non attenuare i suoni quando noi lo appoggiamo su un piano. Qui la contattiera per l'applicazione della cover che vi ho fatto vedere in precedenza. Sul frontale la camera da 2 megapixel a fianco alla griglia dell'altoparlante con il sensore di luminosità e di prossimità. E sul lato inferiore sono invisibili da spento, ma vi sono i tre tasti touch per il sistema. Andiamo a vedere le dimensioni, parliamo di 158,5 x 80,6 x 8,5 mm di spessore per un peso importante di ben 178 grammi. E il peso è dato soprattutto dalla diagonale del display. Intanto vado ad accendervelo, vi dico che la diagonale del display è 6 pollici e il display è un'unità Full HD 1920x1080 pixel. E intanto che continua l'accensione vi parlo di caratteristiche tecniche. Il processore è un MediaTek MTK MT6589 quad core da 1.5 GHz affiancato a 2 GB di RAM. La GPU è la Power VR SGX 544MP. E come vi dicevo, la memoria interna è da 16 GB non espandibili, la parte radio ha 4 bande GSM più HSPA 42.2 megabit per secondo. Abbiamo poi il Wi-Fi ABGN dual band, e l'accelerometro, il giroscopio e i sensori, come vi ho detto, di luminosità e prossimità. Dietro nella scocca troviamo una batteria da ben 3400 mAh. Le due SIM sono in formato micro e le caratteristiche di questo smartphone sono davvero molto interessanti. Per l'unboxing per ora è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.